Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Sono stato invitato a giocare al gioco dei Pokémon di carte, quindi mi sono munito del mio primo mazzo tematico che adesso andrò ad aprire. Ho scelto nero e bianco stirpe dei draghi perché gli anni passati ho giocato a Pokémon bianco e nero 2, quindi avevo un richiamo a quel gioco lì e soprattutto perché i rivenditori di GameStop non sapevano cosa consigliarmi. Adesso vado a spacchettare e vediamo cosa contiene. È un po' rovinata la scatola. Allora. Codice per giocare online. C'è un QR code da scaricare. Poi un piccolo opuscolo. Vi parlo delle espansioni. C'è la lista di tutte le carte dell'espansione nero e bianco, in modo da poterla spuntare. Ce n'è ben 124 carte. Poi. Allora, questi dovrebbero essere i segnalini per il danno, l'avvelenamento e il cerotto sarà, suppongo che il cerotto sia per le bruciature. Questo qui è un po' grande. Questo è il campo di gioco che in carta mollicchia mollicchia con un po' di spiegazioni. Sono scritti vari regolamenti e consigli su come giocare. Comunque, ok, andiamo avanti anche qui. Dovrò studiarmi un po' di regolamento. Per ora una moneta di gioco. E poi il mazzo vero e proprio. Il mazzo è composto da 60 carte. Abbiamo i Pokémon base. Questo è di tipo drago, sì. Pokémon di tipo normale. Pokémon Psico. Abbiamo una versione metallizzata. Le carte allenatore, ancora carte energia. Carte allenatore, carte allenatore. Altra carta drago. Queste vanno, se ho capito bene, base, prima evoluzione e seconda evoluzione, che qui si chiama fase. Altro Pokémon di tipo psico, Golurk. Le solite carte energia, un'altra carta. I Dragon, questa volta non metallizzata, però stesso tipo di mossa e stesso tipo di energia, di quantità di energia, di punti vita, solamente normale metallizzata. Poi abbiamo un bel Doberman o un Dom, questo non lo ricordo, è di tipo normale. Ancora carte natale, abbiamo anche Spighetto, signorino dai capelli verdi, allenatore, energia, un altro drago, sembra lo stesso comunque, che è Zweilous, il Pokémon Puzzola, energia, allenatore, Pokémon normale, Gotia, che è la fase iniziale di Gotitelle, è carina e pucciosa. Carte energia non finire. Pokémon Puzzola. Oh, ok. Abbiamo Gotica, Gotorita e Gotielle. Carine.
le solite carte allenatore, carte energia, sempre Zveilus, un'altra Gotorita, tante altre carte energia, sempre Vigort, Stunky che sarebbe sempre il Pokémon Puzzola, Houndour che è la versione base, Mukrov, sempre base, avrei detto che era lato, ma mi sa che qui non c'è lo stesso genere di categoria che c'è nel gioco. Sempre puzzola, sempre normale, 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 psico, 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 golet, oddio le ho mischiate tutte. Allora in pratica ci sono tre Pokémon drago che sono uguali, cioè in pratica c'è in questo mazzo drago c'è solo un tipo di drago ripetuto tre volte con le sue evoluzioni. Le sue evoluzioni ce ne sono due, però due evoluzioni e tanti ba. Sì, due Dragon, tre Zveilus e così via. Per il momento io mi fermo qui, vado a studiarmi il regolamento, dopodiché, visto che ci siamo, proverò anche la versione online del gioco e poi magari proverò a fare qualche partita. Se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo, se avete dei consigli da darmi su questo gioco, magari su che mazzo usare o su che Pokémon scegliere, lasciatemelo scritto nei commenti. Un saluto e alla prossima!